Ah, l'aria è quella bellissima atmosfera di un festival pieno di cose da dire, di film da vedere, di discussioni a proposito del cinema e della diversità. Quindi siccome secondo me mancano sempre di più dei posti in cui si possano condividere delle idee, scambiare delle opinioni libere, non mediate dai social ma dal vivo, questa è un'area bellissima, un'area di interazione e di diversità, perché anche il pensiero diverso è diversità. Secondo me diciamo che il sorriso è l'arma per vivere, perché la vita è una tragedia di cui bisogna imparare a vivere, e per me la tragicommedia, il tragico e il comico, il sacro e il ridicolo sono mischiati insieme, quindi io credo che sorridere sia una scelta. Non è un punto d'arrivo, ridere, essere felici è una cosa che va sedimentata, va lavorata, va scelta con profonda convinzione anche quando non c'è motivo per ridere. Quindi bisogna sorridere, per forza, non c'è alternativa, bisogna ridere. I miei prossimi progetti sono molteplici, mi piace ricordare il teatro, visto che il mio spettacolo con Anna Foglietta all'Attesa è prodotto dallo Stabile di Bolzano e che abbiamo fatto un bellissimo giro in Veneto, ma torneremo in Veneto con l'Attesa di Remo Binosi per la regia di Michela Cescon. Ho dei progetti cinematografici, televisivi in ballo e spero presto di parlarvene nel dettaglio.